18 luglio 2020 nell'ufficio di Monica Lozzi, presidente del municipio, del settimo municipio di Roma, qui dalla sua veduta su Piazzale di Cinecittà. Beh, ci sono delle cose importanti che sono avvenute, un'uscita dal Movimento 5 Stelle. Monica, come è scaturita questa e quando hai pensato a fare questa cosa? Poi l'hai realizzata, mi sembra, giovedì scorso. Sì, l'uscita l'ho comunicata giovedì scorso, naturalmente era già qualche mese che ci stavo pensando, nel senso che ho provato intanto a dialogare all'interno del movimento per capire, insomma, il futuro di questa città, anche le proposte del movimento, per cercare di capire se si poteva percorrere una strada insieme per le prossime elezioni, ma non tanto sui nomi dei candidati, ma sui temi da proporre. Diciamo che questo non c'è stato, e quindi con la squadra che mi segue, cioè principalmente con i miei assessori, visto che abbiamo una proposta per la città, abbiamo deciso di uscire dal movimento. E ad oggi stiamo lavorando su una nostra lista civica e su il programma principalmente da presentare nel 2021. 2021, però fino ad allora ancora ci sta un po' più di un anno di consigliatura. I tuoi consiglieri qui nel municipio ti sostengono? Allora, i consiglieri del municipio, loro rimangono nelle liste del Movimento 5 Stelle. L'accordo che abbiamo trovato è quello che io, naturalmente, come ho fatto finora, devo portare a casa il programma del Movimento 5 Stelle, cioè il programma col quale siamo stati eletti. Loro mi sosterranno finché io farò questo, tanto più che nel codice etico del movimento c'è scritto questo, che i consiglieri devono fare di tutto per poter portare a risoluzione il programma per il quale vengono eletti, e quindi loro mi sosterranno finché io farò questo. Nel momento, o se dovessi cambiare idea, loro non mi sosterranno più. Abbiamo fatto già delle interviste, cominciamo parlando, diciamo, della previsione di una tua candidatura al Campidoglio. E tu eri all'epoca dubbiosa, insomma, eri in fase di esplorazione di uno spazio all'interno del Movimento 5 Stelle, ovvero sia se il Movimento 5 Stelle era disposto, stavi verificando, a candidare te al posto di Virginia Raggi. A questo punto questo era. Allora, no, è successo. No, non è proprio questo. Io avevo proposto anche altri nomi, perché in teoria io e Virginia Raggi avremmo terminato i mandati all'interno del Movimento 5 Stelle, quindi io quello che chiedevo a loro era qual è il programma e sulla base del programma individuare una persona terza che potesse candidarsi. Ah, quindi hai proposto dei nominativi, io, ma questa cosa si è persa. Io avevo proposto Alessandro Di Battista ad alcuni di loro. E non è stata accettata questa cosa, evidentemente. No, non lo so se poi glielo hanno proposto o meno, ma secondo me era il candidato idoneo per portare avanti le nostre proposte programmatiche laddove ce ne fossero state. Ci sono state delle reazioni più o meno ufficiali o ufficiose del Movimento 5 Stelle? Che cosa è successo? Beh, le reazioni, diciamo, ufficiose, naturalmente le persone che stanno all'interno sono dispiaciute per la scelta che ho fatto, altri hanno preso naturalmente le distanze, altri, laddove si era creato comunque un rapporto d'amicizia, il rapporto rimane, ma ci saranno percorsi, no, parliamo di politica, differenti, sì, no, nel senso, a livello politico naturalmente hanno preso le distanze dalla mia decisione, quindi con dispiacere le strade si sono divise. C'è qualcuno che si è in qualche modo pronunciato in modo più o meno duro? Non so, dico per esempio la Lombardi, per dire. Allora, io non ho visto uscite pubbliche sull'argomento. Devo dire che a livello personale, insomma, i feedback che ho avuto erano più di dispiacere che di critica. Poi c'è anche qualcuno che naturalmente non ha accettato questa mia decisione, però lo ha fatto in modo abbastanza moderato ed educato. È chiaro che questo è l'ennesimo caso in cui sostanzialmente un municipio perde, cioè la bandiera del Movimento 5 Stelle si ammaina, e questa è una cosa, insomma, che immagino che il Movimento 5 Stelle, alla vigilia di una decisione, quella di candidare o meno Virginia Raggi per un nuovo mandato, insomma, ha una certa importanza. Tu dove pensi che sia stata massima la carenza del Movimento 5 Stelle e della sindacatura Raggi?
Allora, secondo me quello che è mancato, io non sono impazzita dalla sera alla mattina, sono 10 anni che sono in movimento e ho sempre portato avanti il modo di fare politica e prima di entrare in politica il mio modo di vivere proprio in base ai principi del movimento, e tra questi c'è naturalmente la condivisione dei cittadini nella programmazione politica, degli attivisti, un'attenzione particolare nei territori, un confronto sicuramente per andare poi a declinare i temi e i programmi che vai a presentare. Io tutto questo non l'ho visto, c'è stato uno scollamento importante tra la base e i vertici, e anche su Roma è mancato questo, è mancata collaborazione tra i municipi e il Campidoglio, e soprattutto secondo me non si è lavorato su alcuni temi importanti per questa città. Uno su tutti è quello del decentramento, che secondo me è un tema fondamentale per riuscire a scastrare da un punto di vista burocratico questa città e riuscire a governarla con un po' più di agibilità. La questione del famoso terzo mandato è all'interno del movimento, insomma, una cosa che peraltro penso si debba ancora risolvere all'interno del movimento, cioè l'impossibilità di un terzo mandato, essendo irrisolta, nella tua decisione ha avuto un peso? Allora, guarda, è stato già sdoganato in parte la questione del terzo mandato per chi ha fatto i 2 mandati da consigliere. Io ho sempre ritenuto che su questo argomento o si sdogana per tutti o per nessuno, ma soprattutto laddove si decide di dare l'opportunità di fare il terzo mandato c'è il vincolo della valutazione dell'attività svolta. Anzi, io riterrei che anche dopo il primo mandato, prima di fare il secondo, bisogna valutare le capacità che si sono messe in campo e i risultati ottenuti. Nel momento in cui ho deciso di uscire dal Movimento 5 Stelle, sicuramente non era il principio tra i principi fondamentali quello del doppio mandato. Sì, avrei preferito mantenerne fede magari con un altro candidato che potevo supportare all'interno del movimento, ma in questo caso io sto portando avanti un'idea di politica differente, che è quella che abbiamo attuato nel 7° municipio, un tipo di politica che vede il coinvolgimento dei territori nella programmazione e che porta a casa anche parecchi risultati. Effettivamente, girando un pochino nel territorio romano, il 7° municipio viene ricordato, viene nominato, viene citato come un esempio di efficienza amministrativa. Io, che io sappia, un raro esempio di efficienza amministrativa fino adesso, fino a giovedì scorso, a conduzione 5 Stelle. E, pensando al futuro, tu stai preparando una lista civica, quindi? Sì, sto preparando sì assolutamente una lista civica che non ha intenzione di apparentarsi né coi classici partiti di destra né coi partiti di sinistra. Siamo aperti al sostegno di altre liste civiche tematiche, quindi sui temi che noi abbiamo sempre portato avanti, sulla mobilità sostenibile, sulla gestione dei beni comuni, sulle politiche abitative, insomma su tutte quelle tematiche che noi abbiamo trattato anche in questa consigliatura. Tu parli di non apparentarsi, però in ogni caso sappiamo che le liste più grosse, i partiti più grossi sono quelli che hanno la rappresentatività, se così possiamo dire, dell'elettorato più numeroso, e ci sono degli schieramenti che sono abbastanza distanti tra loro, c'è una destra, una sinistra, sì. C'è un blocco Salvini, Fratelli d'Italia, c'è un blocco PD, il Movimento 5 Stelle al momento sono insieme, ci sta anche un Forza Italia che un pochino appartiene a centrodestra, però un po' più moderata. È possibile che non ci sia nulla che tu escluderesti come sostegno o che comunque sia non gradiresti? Allora, io al momento ho visto l'attività dei classici partiti su Roma che non li ho visti moltissimo interessati alla città. Di solito parlano di nomi, parlano di posizioni, decidono tra loro chi gestirà la capitale, chi gestirà la regione, come combatteremo la battaglia a livello nazionale, ma i loro programmi io non l'ho mai visti, o perlomeno vengono fuori su tematiche non declinate sempre verso la fine, mentre a me interessa avere il sostegno di quelle persone che quotidianamente lavorano per la città, che sono magari dei professionisti o anche no, che però investono il loro tempo per migliorare la città perché l'amano e perché ci vivono. Quella è la risorsa aggiunta per governare Roma, che è la capitale d'Italia e che merita rispetto, un rispetto che finora non gli è stato dimostrato dai partiti classici. Nel municipio ci sono stati, adesso siamo in fase ampiamente post lockdown, insomma, di recupero, di ripresa. Ti ho visto già con delle dirette sul campo,
Ci sono delle cose che stai cercando di portare a conclusione in questo periodo? Noi abbiamo tantissime cose da portare a conclusione, stiamo completando la quarta piazza riqualificata, che è quella di Piazza Rosarno. Inizieremo i lavori a Piazza Castrolibero a breve a Morena, e poi abbiamo altre due piazze a Tor Fiscale e nella Piazza del Mausoleo, e poi al Quadraro. In più stiamo andando a riqualificare tantissime aree verdi, realizzando strutture per lo sport, quindi campetti polivalenti, aree fitness e anche aree ludiche, dove le persone possono andare a fare sport gratuitamente all'aria aperta. Dobbiamo completare la rete delle infrastrutture ciclabili, perché a breve inizieranno i lavori per la messa in sicurezza di quella che è stata fatta provvisoriamente da Porta Furba a Stazione Tuscolana, e ci sta il ponte di Scavallo del Gra e le due arterie importanti Anagnina e Tuscolana Extra Gra da portare comunque a compimento. Abbiamo iniziato i lavori di riqualificazione del Teatro Novecento all'interno dell'ex Istituto Luce, qua dove abbiamo la sede del municipio, che è una cosa importantissima perché è un teatro storico e che darebbe un valore aggiunto a questo municipio. Stiamo completando il bando invece di affidamento del teatro di Villa Lazzaroni. Ancora stiamo lavorando ad esempio sugli immobili confiscati alla mafia. In questo momento stiamo per gestire un immobile sempre in extra gra per, insomma, come casa di semiautonomia, sempre per persone vittime di violenza e anche per persone LGBT che sono costrette a lasciare casa laddove non vengono più accettate, e quindi li accogliamo nel primo percorso. Ma di attività ce ne sono tantissime da portare a compimento, di alcune vedremo il taglio del nastro, di altre solamente la messa della prima pietra, però va bene così. Sono percorsi comunque già avviati. Sì. Nel programma di questa nuova lista per Roma, quali sono, essendo una città che sostanzialmente quasi vive di emergenze, quali sono i primi argomenti che ti vengono, che metterai all'ordine del giorno della tua agenda? Come ho detto prima, il decentramento è fondamentale. Diciamo che su alcuni argomenti, come può essere il verde, come può essere la manutenzione di tutte le strade, quindi non dividere più le competenze tra municipio e dipartimento, nella gestione degli immobili pubblici, anche delle strutture scolastiche, portare a casa quel decentramento e quindi dare quelle competenze ai municipi sicuramente permetterebbe un'azione più efficace sui territori. Poi si può continuare sull'argomento della mobilità sostenibile e sulla sicurezza stradale, l'abbiamo fatto nel territorio, lo possiamo portare ed espandere in tutto il resto della città. C'è il tema importante dei rifiuti, è un tema difficile da risolvere in poco tempo perché c'è tutto il problema dell'impiantistica, però tante attività che vanno magari a ridurre la produzione dei rifiuti possono essere messe in campo in tempi rapidi laddove si riesca ad avere anche una governance di AMA importante. C'è il tema fondamentale delle politiche abitative. In questa consigliatura c'è stata poca attenzione, ci siamo occupati delle politiche abitative solo sgomberando le persone che occupavano, diciamo, abusivamente gli immobili pubblici. Serve un approccio molto più importante perché noi abbiamo 12.000 famiglie in lista d'attesa. Questi sono alcuni dei temi, ma ce ne sono tantissimi, insomma, da mettere in campo per Roma Capitale. ATAC e AMA sono delle municipalizzate, sono pezzi di Campidoglio in qualche modo, in attività, dovrebbe essere commerciale, ma poi e anche di servizi, ma poi sappiamo che i servizi sono quelli che sono sul territorio per i cittadini. La tua è sempre stata una posizione, insomma, soprattutto per quanto riguarda, abbiamo fatto varie interviste, ATAC, che promuoveva e valorizzava il risanamento che si diceva fosse in corso. Questo risanamento, sinceramente, io non ne ho contezza, non si vede come, per quanto riguarda il servizio, è sempre sospesa sub iudice per quanto riguarda la questione aziendale, con AMA che deve presentare, se non sbaglio, ancora i bilanci del 2017, è simile. E tu sei ancora, diciamo, di questa opinione un po' attendista, nel senso risanamento in corso, oppure ci vuole una presa di posizione anche politica forte, di svolta? Allora, sicuramente io capisco dove vuoi arrivare, secondo me sono servizi che devono rimanere
pubblici e non diventare privati, perché non è sempre detto che il privato vinca sulla gestione pubblica. Sicuramente bisogna essere più incisivi all'interno, controlli maggiori, e bisogna fare scelte anche a volte importanti. Su ATAC è un percorso difficile, però bisogna dare atto a questa amministrazione che ha fatto una scelta importante col concordato. Sicuramente stanno investendo parecchio, arriveranno sicuramente risultati. AMA va presa in mano invece dall'inizio, è una sfida importante, e naturalmente dire che siano le soluzioni in tasca non è veritiero, ma ci stiamo lavorando per portare avanti una proposta credibile. Bene, in chiusura, Monica, dici almeno se hai avuto un messaggio da parte di Di Maio. No, Di Maio no, non l'ho sentito. Neanche Crimi? No, Crimi non... Insomma, io no, personalmente no, non so se ha esternato qualcosa. Non è possibile che tu sia stata ignorata completamente? No. Diciamo che il Movimento 5 Stelle, fortunatamente, non sono solo Di Maio e Crimi, invece ho sentito tantissime persone del Movimento, dai territori anche a livello nazionale, con le quali avevo creato comunque un buon rapporto, e quindi, come ho detto prima, attestati di stima e dispiaciuti perché ho lasciato il Movimento 5 Stelle. Grazie Monica Lozzi, in Grazie bocca al lupo. Grazie a voi.